Buongiorno, Tebal. Buongiorno, Agnese. Avete dormito bene? Questa domanda toccava a me farla. Siete voi la povera vittima di tutte le baruffe notturne. Voi che tirate giù dal letto per correre ad applicare cataplasma. Ma che tenete nascosto lì dietro? Questo? Ah sì, fiori, rose. Che bello. Me ne fate vedere? Sono vostre. Ma non è da me che vi vengono, eh? Che da chi allora? Pensateci, qualcuno che magari avete visto in chiesa, magari gli avete lanciato uno sguardo, magari un ballo, e magari gli avete stretto anche un po' la mano. Magari, intanto non so ancora chi sia. Beh, meglio così. Magari i fiori non erano per voi, e magari erano per la nostra vecchia Geltrude. E glieli darò perché se le ha finito spetto, che non ha. Buffone. Ma non sarebbe meglio ridere la sera quando le noie del giorno sono già passate? Guardate gli uccelli. Cantano quando si svegliano, non quando si addormentano. Per ottenere la mia mano occorre una petizione formale. Eppure un giorno me l'avete lasciata. Mi dovevate aprire una vena. Ma ero così preoccupato. Non avrà lasciato qualche segno il mio bisturi? Tremate ancora quando fate di queste operazioni? Oh no, è che allora non ero preparato all'idea di farvi del male. Barba, non capisco questo tuo voltafaccia. Dovreste dire al vostro padrone che la nonna ha bisogno di un salasso. Vado a vedere se può andare. Perché non spiegarsi, Barba? Se hai qualcosa contro di me... Oh, non sono io sola. Cosa vuoi dire? Voglio dire che non guardi per niente le tue compagne se non ti accorgi di come ti evitano. Sì, sono molto più fredde ora. Lo credo bene. Ma ci possono essere mille ragioni per un malumore. Vai al torneo oggi? Credo. Sì? Allora dirò a tutte di non andarci. Questo è troppo, spiegati. Agnese, guardami. Sì. Cosa proveresti se... Ecco, per esempio... Se tu ti dedicassi tutto a un uomo e quello si dedicasse tutto a me. Non lo so. E allora te lo dirò io. Ti sentiresti dentro? Ma no. Sono io a sentirmi ridicola adesso. Tu lo sai benissimo cosa si prova. E sai altrettanto bene che un'altra non si sente certo meglio. E invece non lo so. Oh. E queste rose? Da chi ti vengono? Non lo so, nemmeno questo, sai, tante ne arrivano. Sai, rose come queste crescono nel giardino del mio volto.